Buon salve a tutti quanti. Ma non ci eravamo già visti? Eh sì, perché questo il video che avete visto questa mattina in realtà l'avevo fatto ieri sera. Ma ho detto, ma sì, lo pubblico domani. Tanto cosa vuoi che succeda? Hanno già tirato fuori altre novità, altre news che sono uscite mentre finivo il video, quindi cosa vuoi che aggiungano? Però il capoccia della Wizard ha detto: siccome so che siete in quarantena e vi annoiate, e tante persone mi hanno chiesto le novità su Ikoria, così per pensare a qualcos'altro, allora io ne approfitto per darvi un po' di novità e anticipazioni. Secondo me è l'ennesima marchetta, però comunque è una marchetta molto interessante perché effettivamente ci distrae, ci permette di concentrarci su altre cose e quindi andiamo a vederle. Come definirle? Sono degli stuzzichini, dei detti e non detti, il cui unico scopo è semplicemente appunto quello di distrarci, di farci pensare, darci qualche piccola informazione in più sul set che sta arrivando e niente, andiamo a guardarle. Allora, vabbè, i preview di Ikoria inizieranno ufficialmente il 2 di aprile, ve l'avevo già detto ieri barra stamattina, e ci sarà la loro sequenza, la loro colonna, le persone che spoilerano, i siti, tutto quanto. Le seguenti cose potranno essere trovate su Ikoria: il settimo uovo di Magic. Allora, non so minimamente a cosa si riferisca, però allora qualcuno aveva proposto che fosse tipo una carta uovo di questo genere. A quel punto c'è scritto uovo, c'è la parte di cos'è? Mirage, questo, no, Mirage è quello con vabbè, non importa, facesse parte di questo ciclo che fosse il settimo. Non potrebbe avere tanto senso visto che questo è fatto con un ciclo dei colori amici che sono 5, quindi non ho idea di quale sia il sesto, non avrebbe senso. Secondo me è più un qualcosa tipo un qualcosa del genere, un qualcosa legato non proprio all'essere un uovo di per sé, ma alla tipologia degli ovetti, che sono quei generi di artefatti che puoi sacrificare per fare qualcosa, che poi ti ricicli minchia mille volte, che c'era appunto il mazzo ovetti. Che faceva cose, vedeva gente e rompeva il cazzo un po' a tutti, anche a chi lo giocava probabilmente. Poi però, andando a controllare, andando a leggere un pochettino la discussione su MTG Salvation, ho scoperto che esistono creature di tipo uovo. Certo che se tu vai a cercarle tipo su un motore di ricerca, ti rendi conto che le creature di tipo uovo sono quattro, cioè l'uovo di pollo, l'uovo di drago, dov'è? L'uovo di Rock e l'uovo di Rook. Poi però è saltato fuori che esistono due token che non ho idea di cosa li crei di tipo uovo e quindi effettivamente ci sono sei uova e stiamo per vedere il settimo uovo che probabilmente sarà un qualche tipo di creatura che in qualche tipo di modo si schiude e tira fuori uno dei tantissimi bestioni di Ikoria. Una carta il cui testo cita quattro o più volte durante questa partita. Non mi vengono in mente cose particolari a cui associarla. E quindi non so bene come interpretare questa cosa. Mi sa tanto di tipo una condizione di vittoria alternativa di una qualche carta un po' buttata lì a caso che dice se hai, non lo so, se hai lanciato 4 Beemoth, se hai attaccato con un Beemoth 4 volte durante questa partita, hai vinto. Cose del genere, potrebbe essere. Una carta il cui testo cita con forza pari o inferiore a 10. Anche questo può voler dire un sacco di cose, può essere tipo una removal, uno sparo, dice fai 3 danni, ma ne fai 5 se controlli una creatura con forza. No, aspetta, sarebbe un po' troppo forte. Quindi è più probabile che sia tipo un bersaglio, tipo distruggi una creatura con forza pari a 10 o inferiore.
E se fosse questo il caso, con un costo relativamente adeguato, sarebbe anche una cosa veramente molto figa. Poi, l'aura di Dutto Magic che conferisce il più grande rapporto di forza e costituzione, che prima di questo era stato detenuto da Eldrazi Conscription, che non mi ricordo come si chiama in italiano, se no probabilmente l'avrei detto in italiano, che è stato tipo l'ultima carta tribale mai stampata. Insieme a Olish Dust, che è un'aura Eldrazi che dà più 10, vabbè, travolge l'Anichilina, ma soprattutto dà più 10. Quindi ci sarà un'aura che darà più 10. E tra l'altro vorrei tipo far presente che in Theros hanno stampato un 3-2 rapido che quando entra in gioco equipaggia tutte le aure. Poi una carta il cui testo cita: X è il numero di volte in cui questa creatura è stata mutata. Quindi sì, ritorniamo un pochettino sul discorso appunto dell'abilità mutare. Sappiamo che sarà un qualcosa, secondo me, molto simile tipo a mostruosità, in cui paghi un tot di mana per fare un qualcosa, mettere segnalini, dargli abilità, tutto quanto. Solo che al contrario di mostruosità, appunto, sia un'abilità che possa essere riutilizzata. Quindi spero non sia un qualcosa di eccessivamente spanato, perché anche solo semplicemente un metterci un +1/+1, se ripetuto, anche pagando mana, può diventare una cosa abbastanza difficile da gestire. Avrebbe già più senso se tipo fosse come dicevo ieri, appunto, la mutazione attribuisce un'abilità, magari fino alla fine del turno, quindi non so. Un 2-2 che paga uno per mutarlo e prende volare, ci mettiamo sopra il segnalino con scritto mutare, questa carta è mutata fino alla fine del turno e acquisisce volare fino alla fine del turno. Quindi se viene fatto più volte, tipo se questa carta è stata mutata 3 volte, oltre a volare prende un segnalino +1/+1, mi aspetto un qualcosa del genere. Non eccessivamente forte, che effettivamente però nella situazione giusta, fatto con criterio, possa diventare forte. La terza e la quarta carta in tutto Magic che dice 0 è considerato pari. Ora, questa è una citazione di Void Winnover, altra carta di cui non mi ricordo il nome in italiano, ormai mi sono inglesizzato da questo punto di vista, abbiate pietà. La terza e la quarta carta, non so quale sia stata la prima, visto che questa è la seconda, ma va bene. Se è qualcosa di molto simile a questo, e tanta gente dice che sì, potrebbe essere qualcosa di molto simile a questo, potrebbe essere l'ennesimo bestione con un'abilità uguale ma simmetrica rispetto a questa qua. Questa abilità dice: il tuo avversario non può castare carte con costo di mana convertito pari. 0 è considerato pari. Il tuo avversario non può bloccare con creature con costo di mana convertito dispari. Quindi qualcuno dice: potrebbe essere l'esatto contrario. Quindi il tuo avversario non può lanciare carte con costo pari. Il tuo avversario non può bloccare con creature. Mi sono incasinato con le traduzioni e le traduzioni. Vabbè, comunque il senso l'avete capito. Questa potrebbe essere una delle due carte. Da un certo punto di vista mi andrebbe anche bene, perché questo è un ciccione esagerato che al massimo credo veda gioco in Commander. Confermatemelo o smentitemelo. Quindi, ok, se diventassero due, questo è incolore, un pochettino sarebbe un po' più complicato per il Commander. Però vabbè, insomma, finché non arriva in Standard, Pioneer, quei formati là, a me non frega un cazzo. Tre carte con citato nel testo nomi differenti. E questa la pensate voi, cioè su questa speculate voi, perché non ho voglia di pensarci, non ho voglia di farci ricerche. 12 tipi differenti di segnalini. Cioè, ricordate prima quando dicevo sì, non faranno i segnalini mattone. Sotto c'è scritto una carta che cita: scegli un tipo di segnalino a caso. Quindi proprio ok, e una carta nel cui testo dice: rimuovi 8 segnalini anticipazione. Quindi ricordate che prima dicevo che i segnalini mattoni erano troppo stupidi per tornare. Ecco, cancellate quella parte del video.
Un ciclo di carte che i giocatori stanno chiedendo da oltre 10 anni. Quando scrivono ste cose, io prenderei, andrei anche lì a piedi fino a Seattle, Washington, che cazzo è, a prenderli a calci in culo. Perché quando dicono ste cose, tutti dicono: oh, rifanno le fetch. Allora, sarebbe molto figo che fosse un ciclo di tarre. Perché ci sono alcuni cicli di tarra che vanno finiti e sarebbe molto figa come cosa. Non saranno le fetch perché ci sono le Shockland nello standard e non ci possono essere Shock e Fetchland in generale nello stesso standard. Diciamo anche che non ci possono essere Dual e Fetchland nello stesso standard. Ok, non so che tipo di carte che possano. Cioè, allora, per fare un esempio, un ciclo di carte che tutti stanno chiedendo da oltre 10 anni. Io non le sto chiedendo da oltre 10 anni, però io sto continuamente chiedendo carte equilibrate che mi consentono di avere un buon livello di interazione con l'avversario durante le partite che faccio. Quindi potrebbe fondamentalmente essere un ciclo di qualsiasi cosa. Quindi quello che un giocatore chiede è molto, molto vago. Solo che se poi fa dire alla gente: sono le Fetchland, a me girano i coglioni. Comunque, in addition, Ikoria has creature with the following creature type. Quindi, inoltre, in Ikoria ci saranno creature con il seguente tipo di creature: dinosauro tartaruga. E qualcuno ha subito pensato a questo, che è uno dei kaiju della mitologia giapponese, e sti cazzi. Una bestia squalo. Un demone kraken. E qualcuno ha detto Cthulhu. E io ho detto: sti cazzi, sarebbe figo. In realtà Cthulhu è già stato utilizzato per Emrakul in Shadow of Innistrad. Nel blocco di Shadow of Innistrad, che era praticamente una grandissima citazione a Lovecraft, tutta la sua mitologia, che appunto si culminava in Cthulhu barra Emrakul, che arrivava sul piano e faceva cose tanto brutte. Però voglio dire, in realtà, una carta effettiva, un'effettiva trasposizione di Cthulhu in carta, cazzo, sarebbe anche figa, voglio dire, anche qualcosa di molto. Perché, nel senso, Emrakul è ovviamente ispirato a Cthulhu, soprattutto all'interno del blocco di Innistrad. Però non è Cthulhu, voglio dire, è Emrakul, che per quanto sia, appunto, sia ispirato a Cthulhu, per un giocatore di Magic, Emrakul e Cthulhu sono due cose completamente differenti. Quindi fare una carta di Cthulhu in Magic sarebbe figo e fattibile. Elemental Otter, se non sbaglio, sono tipo le lontre o i furetti, cose del genere. Quindi un furetto elementale, che tipo, boh, secondo me la Questing Beast è un furetto, ha 3 teste, ma non è un furetto, quindi in un certo senso ce l'ha già. Un Brushwag, che non ho idea di cosa sia, non sono riuscito a trovarlo online finché non l'ho inserito nel motore di ricerca delle carte di Magic. Questo è il Brushwag. Quando è bloccato o blocca, prende -2/+2. Quindi, allora, se voi sapete che cos'è, ditemelo nei commenti del video. Se è un altro genere di creatura con questo genere di abilità, ignorate completamente questa parte del video. Alien Horror e un Nightmare Squirrel. Ok, allora mi sono bagnato un po' anche io al Nightmare Squirrel, ma fermiamoci un attimo sul Alien Horror, perché questo ci fa speculare veramente un sacco. Alien sono quel tipo di, quel genere di elementali che sono tipo worm, più o meno, serpenti, vermi, cose così, che vivono all'interno dei crateri perché sono tipo super corazzati per vivere all'interno della lava. Sono tipo i parassiti della lava, se un parassita fosse grande come un autobus, ok. Però un orrore. Quindi, cioè, gli orrori sono creature solitamente associate al nero o al massimo al blu nero. Quindi potenzialmente stiamo parlando di una creatura rosso-nera, se non addirittura Grixis. E mi piace da un sacco di punti di vista, in parte perché da un certo punto di vista appunto implica che ci sarà una componente bicolor, almeno bicolor, ma comunque multicolor all'interno dell'espansione, che voi dite c'è sempre tipo un ciclo di non comuni, un ciclo di rare all'interno di ogni espansione di multicolor. È vero, è vero.
Questo però potenzialmente o ci conferma appunto la presenza di questa parte multicolor nell'espansione, o ci dice che ci sarà del multicolor e anche forse un qualcosa di più. Ci piace sperare in un qualcosa di più a questo punto. Poi, anche perché effettivamente noi quando pensiamo ai Behemoth pensiamo a creature gigantesche, verdi. Il verde, viva Dio, si associa abbastanza bene, soprattutto quando si parla di creature, al rosso o al massimo potenzialmente al blu, perché ai Behemoth, quindi alle creature gigantesche, si associano anche i leviatani, che sono le creature gigantesche, sono i Behemoth del mare. Però associare il bianco a un qualcosa di gigantesco e il nero a un qualcosa di appunto bestia feroce, tutto quanto così, lì zoppichiamo un pochettino. Quindi sapere che ricicleranno un pochettino queste cose con gli orrori, con gli incubi, da un certo punto di vista mi fa piacere, perché è un po' come dire sì. Bianco e nero sembrano un po' fuori luogo in questa espansione, in questa cosa che stiamo, in questo dipinto che stiamo facendo di come sia il piano. Però non ce li siamo dimenticati, che è molto figo. E Nightmare Squirrel, vabbè, gli scoiattoli, ragazzi, sono tipo le mascotte di Magic, sono i pet di Magic. Sì, ci saranno scoiattoli, no, ci sarà uno scoiattolo e Squirrel, uno scoiattolo in un set legale in standard. Un po' mi piange il cuore per uno scoiattolo, però è molto probabile che tipo sia uno scoiattolo leggendario, perché la gente da sempre che chiede di poter fare tipo un comandante, un comando scoiattoli, e quindi niente, tanta roba. Ho appena visto che ho fatto tipo 17 minuti di video. Però vi siete divertiti, dai che vi siete divertiti. E niente, queste sono alcune delle nuove anticipazioni su Ikoria che sono state spoilerate oggi. Probabilmente il tempo che finisco di editare questo video e ve lo pubblico tipo stasera, qualcosa tipo dalle 6 in poi, saranno usciti altri nuovi topic per altri nuovi 16 video differenti, tutti sull'argomento. Ma a questo punto penso che ve li farò tipo uno dopo l'altro, così proverete anche voi quello che sto provando io ogni volta che ti distrai, ti giri. Ci sono tre novità sui cori, ok, mi giro, sono 5, come? Mi giro, sono 9, ok. Au. Detto questo, sbizzarretevi nei commenti, mi piace, condividete, arriviamo a sti 1000 iscritti. Alla prossima.